Un sequestro beni per un valore di 7 milioni di euro è stato effettuato dalle Fiamme Gialle di Crotone nei confronti di tre uomini ritenuti affiliati alla Cosca Scerbo di Isola Capo Rizzuto, vicina al clan Arena. Si tratta di Vincenzo Domenico Lentini, 46 anni, Antonio Romeo Scerbo, 48 anni, e Romolo Scerbo, 49, già detenuti perché condannati nel processo per le estorsioni ai danni dei titolari del villaggio turistico Il Tucano di Le Castella. I sigilli riguardano beni immobili, autovetture, disponibilità finanziarie, quote societarie e due complessi aziendali operanti nel settore della produzione del calcestruzzo. I carabinieri del NAS di tutta Italia hanno sequestrato circa 20.000 confezioni di una bevanda anti-sbornia, non conforme per l'utilizzo di nuovi ingredienti non notificati al Dicastero. Il drink conterrebbe acqua osmotizzata che faciliterebbe il processo digestivo e polvere a base di estratti di piante e frutti. Le verifiche eseguite dal NAS hanno consentito di accertare che tale prodotto, venduto anche via internet, è stato importato dalla Francia e dalla Svizzera da ditte operanti a Catanzaro e Torino. Adescavano omosessuali in chat e poi, dopo aver fissato con loro degli appuntamenti, li rapinavano. Gli autori, due giovani di Corigliano Calabro, già note alle forze dell'ordine, Eugenio Lepera e Mario Magno, che sono stati arrestati dai carabinieri. I due si collegavano a siti frequentati da omosessuali e tramite chat cercavano di ottenere la fiducia della vittima. Poi fissavano l'appuntamento che finiva con la rapina. I carabinieri hanno accertato un caso sicuro, ma stanno indagando anche su altri episodi. La pioggia, che cade ininterrottamente da 24 ore, ha fatto sentire i suoi effetti. A Reggio, nella frazione Oliveto, una frana è caduta su una strada ed alcune pietre hanno colpito una vettura di passaggio. Il conducente ha riportato lievi contusioni. A Crotone, il forte vento ha provocato la caduta di diversi alberi. Numerosi gli allagamenti di strade e scantinati. Stessa situazione nel Catanzarese, dove un sottopasso delle ferrovie è stato chiuso. Smottamenti anche nel Cosentino e a Vibbo. Domani, nel corso del giro ciclistico della provincia di Reggio Calabria, saranno ricordati 7 cicloamatori morti il 5 dicembre a Lamezia Terme perché investiti da un'automobile. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Lamezia. Nel punto della statale 18, in cui sono morti i 7 ciclisti, sarà istituito un traguardo volante. Una delegazione dei parenti delle vittime consegnerà un premio al vincitore. Il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza, ha disposto la chiusura anticipata alle ore 10.30 di tutte le scuole cittadine. Super vincita al Gratta e Vinci a Catanzaro, un anonimo e fortunato giocatore ha vinto 1 milione di euro con un biglietto del mega miliardario. La somma è stata ottenuta nella ricevitoria Tabacchi Celestino Biasini in discesa Cavour, nel capoluogo calabrese. Il vincitore ha voluto ringraziare con una lettera i proprietari, mettendo nella cassetta della posta una fotocopia del Gratta e Vinci acquistato. Geppi Il Gleiese, Lello Arena e Marianella Bargigli sono i protagonisti dello spettacolo Scarfalietto, produzione del Teatro Stabile di Crotone, che tanto successo sta ottenendo in giro per l'Italia. Il pubblico del Teatro Apollo ha risposto bene sia in termini di presenze che di gradimento dello spettacolo, opera di Edoardo Scarpetta. I tre protagonisti, accompagnati dal giovane attore crotonese Vincenzo Leto, ieri prima dell'esibizione hanno incontrato la stampa per parlare dello spettacolo e non solo.